Cari amici, siamo giunti all'ultima settimana di scuola prima della pausa pasquale. Tanti sono gli appuntamenti delle prossime settimane. Il Pipo l'abbiamo vissuto proprio stamattina. Si è svolta infatti la tradizionale Via Crucis che ha visto protagonisti i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria. Vediamone alcuni stralci. Signore, ti sei fatto uomo in tutto. Crucis, ci accorgeremo che è una storia di mani. Mani che denudano, che inchiodano sul legno, che preparano l'iscrizione da fissare alla croce, che giocano a dadi sotto la croce, che spaccano il cuore con una lancia. Prima di queste mani, altre mani hanno contato il prezzo del tradimento, ammanettato il giusto, schiaffeggiato l'innocente, applaudito la condanna e preparato la corona di spine. Due mani si erano anche lavate, davanti alla folla che gridava «Crocifiggilo!». La morte del Signore è opera anche di queste mani, che continuano nei secoli l'agonia e la passione. Mani che contano volentieri il denaro, mani che legano le mani degli umili, mani che applaudono le potenze dei violenti, mani che spogliano i poveri, mani che invano cercano di lavare le proprie viltà, mani che scrivono contro la verità, mani che trapassano i cuori. Anche noi vediamo queste mani e siamo tentati di giudicarle, ma pensiamoci un istante, ci sono dentro anche le nostre mani. Lungo la Via Crucis però ci sono anche altre mani, le mani della Madonna, le mani di Maria Maddalena, le mani di Giovanni che dai piedi della croce si protendono verso Gesù morente, benedicendo, implorando, perdonando. E ci sono le mani di Gesù che inchiodate al legno della croce sono capaci di trasmettere tutta la tenerezza di Dio per noi. Prima stazione. Gesù è caricato della croce. Mani impegnate. Gesù si impegna a togliere mani, portando su di sé il peso del peccato di tutti, fino al dono della propria vita. Seconda stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo. Mani amiche. Mentre conducevano via Gesù, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popoli e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Terza stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Mani tese. Siamo giunti al momento più drammatico. I chiodi trapassano le mani e i piedi di Gesù. La sete lo tormenta, non può più muoversi. Attorno a lui soltanto odio. Dentro di lui soltanto bontà. Quarta stazione. Gesù affida la Chiesa a Maria. Mani generose. Persona si prepara a morire, lascia in eredità a quanti ama le proprie cose. Gesù non aveva niente, anche i vestiti gli erano stati tolti. Gli restava soltanto Maria, la persona che più amava, sua madre. Quinta stazione. Gesù perdona i suoi crocifissori. Mani fraterne.
non abbandonarmi. I capi mi hanno condannato a morte, molti mi hanno lasciato solo, altri mi insultano e mi deridono. Perdonali tutti come li perdono io, perché non sanno quello che fanno. E tu, che in croce ti sei pentito del tuo passato di violenza e di odio, sappi che nel mio regno di verità c'è un posto per tutti, anche per te. Tutto è compiuto, l'amore trionfa. Nelle tue mani, Padre, affido la mia vita. Per intercessione di Santa Paola Elisabetta, che ogni giorno ci accompagna, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Incontro che si terrà lunedì 15 aprile alle 20:45. Un'altra tappa lungamente attesa, un altro sogno che si realizza, quello della nuova scuola secondaria. Nuovi ambienti di apprendimento, belli, innovativi e adeguati. Il progetto sarà presentato da Padre Luca, direttore della secondaria, e dall'architetto e direttore dei lavori Alberto Mezzana. Vi aspettiamo! Vi salutiamo ricordandovi che il DJ Campus non va in vacanza. La redazione continuerà a lavorare anche durante la pausa pasquale, garantendo regolarmente l'uscita del venerdì pomeriggio con le nostre notizie e approfondimenti. Da Benedetta e Riccardo è tutto. Alla prossima settimana. Vi salutiamo. No, perché ho visto la telecamera in mezzo, no? Quindi ho detto c'è l'ultimo mezzo.